fuggire. Beniamino Gigli nasce a Recanati il 20 marzo 1890. Alla fine dell'Ottocento, il quartiere di Castelnuovo, dove nasce Beniamino, è abitato dalla gente più povera di Recanati. La fine del secolo è in generale un periodo di estrema povertà che costringe tanta parte della popolazione marchigiana a emigrare oltreoceano. Anche la famiglia di Beniamino è di modeste condizioni. Beniamino è il sesto figlio di Domenico Gigli e Esther Magnaterra. Il padre lavora come ciabattino e subisce le conseguenze del crollo dell'industria delle scarpe, che lo costringe a cercare presto un'altra occupazione. L'occasione si presenta per la morte del campanaro della chiesa del Duomo di Recanati. Il padre di Beniamino prende il suo posto e si assicura un introito piccolo ma regolare e un alloggio gratuito. In questo ambiente avviene la prima formazione di Gigli e soprattutto è qui che impara a cantare. Infatti, fin da piccolo, Beniamino mostra doti canore non comuni e alterna i lavori più disparati alle lezioni di canto presso la Schola Cantorum della Basilica. Nel 1907, all'età di 17 anni, Beniamino non ha ancora avuto il cambiamento di voce e viene scelto per interpretare la parte femminile nell'operetta La fuga di Angelica a Macerata. È la prima apparizione in pubblico di Gigli, che riscuote un grande successo. Si capisce subito che ha doti canore fuori dal comune. Nello stesso anno conosce Giovanni Zerri, un cuoco che lavora presso il seminario teologico portoghese di Roma. Alla fine dell'estate, Beniamino prende la decisione di trasferirsi nella capitale, dove già si trova suo fratello Caterbo, che studia all'Accademia di Belle Arti. La sua aspirazione massima era quella di poter entrare a far parte della Scuola Cantorum del Vaticano, quella la Cappella Sistina, i cantori della Cappella Sistina. Aveva una lettera di raccomandazione di una guardia nobile del Papa recanatese, della famiglia Antici, e quindi credeva di poter accedere a questa famosa Scuola Cantorum con una certa difficoltà. Purtroppo non fu così. Aveva 17 anni, siamo nel 1907, non era più voce bianca, quindi non venne accolto. Grazie a una borsa di studio riesce a entrare a Santa Cecilia per seguire i corsi di un altro marchigiano, Tito Rosati, con il quale nasce un'amicizia che durerà tutta la vita. Gli anni trascorsi a Roma sono lunghi e difficili, 6 anni di faticosi studi e grandi sacrifici, dovuti anche alle scarse risorse economiche disponibili. È il maestro Rosati a consigliare Gigli di partecipare al concorso internazionale di canto di Parma del luglio 1914. Per essere ammessi occorre essere sconosciuti. I candidati sono 105 Gigli, trionfa,
venendo proclamato la rivelazione del concorso. Faceva parte della professione del concorso di Parma anche un celebre tenore di quei tempi, Alessandro Vonci, che era un po' considerato come l'antagonista diretto di Caruso in America. Ebbene, nella sua scheda di presentazione finale, vero, fu una mano profetica, scrisse, tra l'altro, dopo aver dato il massimo dei punti, abbiamo finalmente trovato il tenore, sottolineato 4 volte. Un'espressione, un modo di esprimersi veramente ardito per quei tempi, perché il tenore, il grande tenore c'era, nel 1914 c'era Caruso. Quando Gigli si affaccia nel campo della lirica, trova i teatri già gremiti da mostri sacri come Enrico Caruso e Giovanni Martinelli. Caruso gode la fama di più acclamato tenore del mondo e diventa il mito e l'idolo dei pubblici di tutti i teatri, riuscendo tra l'altro ad ottenere compensi inimmaginabili per l'epoca. All'inizio del Novecento, Caruso è il tenore per eccellenza. La sua voce è già leggenda. Tuttavia, fin dalle prime apparizioni, Gigli lascia subito l'impressione di essere uno dei più grandi talenti emergenti. Guarda a te, vorria sapere una cosa. Nel 1919 Gigli varca per la prima volta l'Atlantico per una tournée di 3 mesi al Colón di Buenos Aires. Nei primi decenni del Novecento l'economia argentina è in forte espansione e molti italiani varcano l'oceano per andare a cercare fortuna in quelle terre sconfinate. La fama di Beniamino si diffonde rapidamente in tutto il continente latino e ben presto egli diventa un simbolo e un motivo di orgoglio per le migliaia di emigranti italiani presenti in Argentina. Gli italiani nel mondo hanno inizialmente trovato tante difficoltà. Erano poveri, erano in difficoltà per la lingua, erano in qualche modo discriminati, a loro spettavano solo i mestieri più umili, erano considerati come estranei alla società del luogo. Croce pendo a mano.